Spiegazione, 4 assi, 4 re, i re è consigliato metterli abbinati, quindi neri neri, rossi rossi. Come procedere? 4 assi li mostriamo e li giriamo di torso, recuperiamo i re, poggiamo, nel chiudere manteniamo un break al primo re, qui, quindi mostro, mantengo un break al primo re. Fatto ciò, sollevo il primo re per mostrare, quindi sollevo solo il primo re, vedete? E faccio un ribaltamento. Quindi ribalto, da davanti è coperto ovviamente, sono anche in middle position chiusa. Ribalto e chiudo. Da davanti è assolutamente coperto, quindi molto coperto. Fatto questo ribaltamento siamo così, quindi in 3 re sotto, 4 assi e un re di faccia. A questo punto con il pollice faccio scorrere 3 carte, 1, 2, 3, sempre essendo coperti, 1, 2, 3, sposto e lascio le carte di dorso. Per il pubblico 4 assi in realtà sono 3 re. Procediamo, mostriamo il re, sempre con una biddle, e quando l'altra mano si avvicina in realtà da sotto sposta un asso che verrà impalmato, quindi mostro il re con l'altra mano e qui ho l'asso impalmato, quindi mostro, afferro con l'altra mano, mostro, qui c'è il nostro asso impalmato. A questo punto passiamo la mano, quando passiamo sul re lasciamo la carta impalmata e quindi avremo questo color change, così, quindi impalmiamo, mostriamo, cambia, ok, a questo punto mostriamo gli altri assi aprendo da sotto, quindi una, due, tre, e la doppia la portiamo sotto, quindi 1, 2, 3, la doppia la porto sotto e mostro gli assi, lascio sul tavolo, giro queste carte, eseguiamo una conta di Helmsley, quindi 1, spingo, recupero la carta, 2, 3 e 4, e do l'idea che siano 4 re. In realtà ne sono soltanto 3, quindi 1, 2, 3, 4, inserisco sotto gli assi, squadro e sono pulito. Posso mostrare 4 re e 4 assi. Ciao, alla prossima!